Oggi si parla tanto di ambiente. Perché ci stiamo preoccupando di tutto questo e cosa possiamo fare tutti i giorni nel nostro quotidiano? Ad esempio, buttar via la bottiglia d'acqua quando c'è ancora del contenuto non ha senso. Perché quindi non fare la stessa cosa quando si parla di pneumatici? Esistono diverse soluzioni per ridurre l'impatto ambientale e alcune di queste portano anche ad un vantaggio economico. Forse non tutti sanno che Michelin produce pneumatici di ogni tipo, dalle biciclette agli aerei, ai pneumatici giganti usati nelle miniere e per il trasporto pesante ha sviluppato delle tecnologie che contribuiscono alla riduzione dell'impatto ambientale e non solo, anche a ridurre i costi di gestione senza compromessi sulla sicurezza. Per sottolineare l'importanza di questi aspetti è nato l'attestato della gestione sostenibile dei pneumatici destinato a flotte che condividono la volontà di una mobilità più sostenibile. L'attestato poggia su dati precisi, oggettivi e strutturati che derivano da misurazioni concrete svolte sui pneumatici dai mezzi delle flotte di trasporto che ne hanno affidato a Michelin la gestione. Attraverso una formula matematica che prende in considerazione due fattori chiave, il tasso di riscolpitura e ricostruzione, è stato calcolato il risparmio di CO2 e materie prime. In questo approccio risulta fondamentale la tecnologia della ricostruzione, che in sinergia con la riscolpitura dona una seconda vita alla carcassa, aumentando notevolmente la resa chilometrica e non solo, assicurando massimi standard di sicurezza, risparmio di materie prime, riduzione delle emissioni di CO2, riduzione dei costi di gestione dei pneumatici. Le aziende che hanno affidato la gestione dei pneumatici a Michelin, attraverso le operazioni di ricostruzione e riscolpitura, complessivamente hanno risparmiato 1.639 tonnellate di materie prime e 4.503 tonnellate di CO2. Per tradurre il risparmio in concretezza, grazie a queste aziende, non è stato necessario produrre 23.363 pneumatici autocarro e sono state azzerate l'equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 102 camion.